C'era una volta una città nel cuore dell'America, dove tutta la vita sembrava scorrere in armonia con il paesaggio circostante. Lungo le strade, siepi di bosso e di alloro, ontani, felci giganti e fiori selvatici rallegravano l'occhio del viandante per buona parte dell'anno. Comincia con una fiaba, La primavera silenziosa, di Rachel Carson, libro uscito nel 1962 e diventato uno dei testi ispiratori del movimento biologico ed ecologista. Questo mondo idilliaco, fatto di pace e biodiversità, ricchezza ed equilibrio, improvvisamente, però, si trasforma. Un influsso maligno colpì l'intera zona ed ogni cosa cominciò a cambiare, prosegue Carson. La popolazione cadde sotto il potere di una diabolica magia. Il pollame fu decimato da misteriose malattie. I bovini e le pecore si ammalarono e perirono. Dappertutto aleggiava l'ombra della morte. Si trattava di una singolare epidemia. Gli uccelli, per esempio, dove erano andati a finire? Fu il silenzio in cui erano cadute le campagne e le città a spingere Carson a investigare. Più le ricerche continuavano, più le appariva chiaro come la scomparsa degli uccelli non fosse un fenomeno passeggero, magari dettato dalle naturali migrazioni, ma facesse parte di un cambiamento che stava trasformando la natura e i suoi equilibri. Quell'influsso maligno di cui scrive Carson si chiamava paradiclorodifeniltricloroetano, conosciuto meglio come DDT. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come, spesso, sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. La storia dell'utilizzo della chimica in agricoltura è un fatto recente, databile fra gli anni 40 e 50 del Novecento, quando si scoprì che le molecole di DDT risultavano particolarmente efficaci come insetticida e venivano diffuse nell'ambiente senza controllo. Il libro di Carson, insieme alle evidenze fornite dalle ricerche scientifiche degli anni successivi, portarono il governo americano a proibire l'utilizzo del DDT nell'estate del 1972, a cui seguirono a ruota tutti i paesi occidentali. I meriti della primavera silenziosa di Rachel Carson non furono essenziali soltanto per la messa al bando dell'uso indiscriminato del DDT, ma contribuirono a diffondere e rinforzare le idee ambientaliste. Introdussero anche, insieme ai pionieri dell'agricoltura biologica, uno sguardo critico verso le produzioni convenzionali e, soprattutto, promossero modalità di coltivazione più rispettose dell'ambiente e dei suoi ecosistemi. A partire dagli anni 70, tuttavia, la difesa agricola è stata, e in gran parte resta ancora, incentrata sull'uso massiccio di fitofarmaci chimici di sintesi, impiegati per eradicare le diverse classi di organismi dannosi e aumentare la produzione su tutto il pianeta. I fitofarmaci chimici di sintesi si dividono generalmente in classi diverse a seconda del nemico destinatario. Si parla, per esempio, di erbicidi nel contrasto delle piante infestanti o di fungicidi per il contrasto ai funghi che insidiano le colture e via via per tutti gli altri bersagli. Con il passare del tempo, però, l'utilizzo dei fitosanitari come difesa primaria ha portato all'insorgenza di numerosi effetti secondari non desiderati, come nuovi meccanismi di resistenza genetica nei parassiti, l'alterazione degli equilibri ambientali con la scomparsa di organismi utili, l'accumulo di residui di fitofarmaci nelle acque e nel suolo. Una ricerca del WWF ha evidenziato come solo circa il 5% dei pesticidi irrorati sul campo raggiunge in genere l'organismo bersaglio, mentre oltre il 50% si disperde nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con forti impatti sulla biodiversità e la salute di vegetali, animali e, ovviamente, persone. In termini di inquinamento, ha evidenziato l'Agenzia Europea dell'Ambiente,
L'83% dei terreni agricoli esaminati in uno studio del 2019 conteneva residui di pesticidi. L'inquinamento da pesticidi è uno dei principali fattori di perdita di biodiversità in Europa, motivo per cui con il Green Deal l'Unione Europea ha messo fra i suoi obiettivi una riduzione nel loro utilizzo del 50% entro il 2030, in direzione di un azzeramento entro il 2050. L'agricoltura biologica è una risorsa per raggiungere questi obiettivi, perché utilizza un approccio sensibilmente differente, sfruttando strategie di lotta naturale che mirano al rafforzamento della pianta, della salute del terreno e dell'ecosistema agricolo in cui è collocata. La difesa nel biologico è un fatto di prevenzione, parte dalla scelta di piante adatte all'ambiente e al tipo di terreno e continua con la rotazione delle colture. Si irrobustisce attraverso la concimazione organica e il sovescio, che compensa la possibile mancanza di nutrienti. Inserisce trappole a feromoni e insetti predatori per combattere gli insetti dannosi, oppure sfrutta la consociazione che, in sostanza, attira i parassiti con specie esca per proteggere le piante da frutto. Sfrutta la tecnologia meccanica e matematica per sapere quando intervenire e come farlo. Spesso utilizzate insieme, queste tecniche consentono la creazione di un ecosistema virtuoso, fatto di cooperazione e attenzione da parte degli agricoltori che, grazie a una continua attenzione del campo, riescono a risolvere le principali problematiche. Solo quando tutti questi strumenti risultano inefficaci, l'agricoltore biologico può chiedere aiuto a una lista limitatissima, e sempre a base naturale, di prodotti che sono concessi e controllati dall'Unione Europea e dal paese in cui si trova il campo. Si tratta di una scelta a cui si ricorre come ultima istanza e che viene presa in seguito a confronti con tecnici di campo ed enti di controllo sulla base di alcuni valori soglia che delineano poi la necessità, il tipo di prodotto e il tempo in cui agire. La soglia di danno valuta il livello massimo fino a cui è possibile tollerare l'avversità. La soglia di tolleranza stima la presenza dell'organismo nocivo tollerata dalla pianta, se, quindi, è possibile accettare le perdite subite senza mettere a rischio la produzione. La soglia di intervento valuta il momento in cui agire, considerando ragioni economiche, ambientali e sanitarie. A domande chiare, una malattia che si espande e le piante in sofferenza, l'agricoltura biologica non accetta risposte semplici, ma cerca di valutare ogni possibile alternativa, cosciente che il sistema su cui si regge abbia un equilibrio fragilissimo, per cui ogni scelta può influenzare tutto, anche quella di sfruttare una competizione naturale fra specie di insetti. Nella prossima puntata parleremo della lotta ai parassiti che l'agricoltura biologica affronta utilizzando piccolissimi eroi della biodiversità, gli insetti predatori. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.